orfano di un'adeguata formazione, spesso intermittente, altrettanto spesso mal pagato, sicuramente troppo spesso poco sicuro, è il lavoro, sono i lavoratori, ne parliamo oggi, dopo il 1º maggio, dopo la loro festa, lo facciamo affrontando quello che in queste ore, i giornali hanno approfondito e lo facciamo con il nostro stile, cercando di andare ad indagare cliché e oltre la retorica. Abbiamo scelto per voi, delle riflessioni e poi, ci confrontiamo su queste con due ospiti speciali. Lo facciamo ancora una volta oggi, il 2 maggio 2022, a Prima di Tutto. Questo programma è offerto da Nigro Costruzioni. Creiamo spazi, costruiamo il futuro. www.nigrocostruzioni.it. Confcommercio Pistoia e Prato. Scopri i vantaggi di essere socio. Buongiorno, bentornati a Prima di Tutto, questa seconda settimana di Prima di Tutto, si apre il mese di maggio, un mese che porta con sé tante novità, sia sulle mascherine che sul Green Pass, incombe purtroppo, come vedremo ancora sui quotidiani, la guerra. Questo è un giorno speciale, il 2 maggio, per chi come noi si occupa di informazione e di quotidiani, perché, come sapete, e se non lo sapete sono qui a dirvelo, i quotidiani, escono tutti i giorni tranne in certe date precise che sono indicate dalla Federazione degli Editori. Che sono appunto il giorno, dopo Natale, il giorno dopo il 1º di gennaio e appunto il giorno dopo la festa dei lavoratori, che è festa anche per i giornalisti, e anche nel mondo del giornalismo ci sono, crisi e opportunità, che vanno affrontate riguardo al mondo del lavoro. Però, noi abbiamo un dovere, siamo in Toscana, siamo a Prato, e qui in questa regione, specie in questo territorio, si realizzano proprio perché patria di lavoro molte delle tensioni e anche, come dicevo precedentemente, delle opportunità di riflessione. Proprio per questo motivo riguardo al mondo del lavoro. Vediamo che persino i giornali nazionali, che appunto, oggi non sono usciti, ma sono usciti ieri e quelli vi leggeremo, prendono ad esempio questo territorio, la Toscana, e Prato, come, diciamo così, epicentro anche di alcune problematiche e di alcune, diciamo così, qualità che dovremmo indagare meglio. E lo faremo non solo leggendo i giornali, ma ve lo anticipo subito, con due ospiti che oggi abbiamo l'onore di avere e che tra poco coinvolgeremo, che sono appunto la Presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria Toscana Nord, Margherita Cerretelli, e l'Assessore al Lavoro della Regione Toscana, anche alla Formazione e all'Istruzione, Alessandra Nardini. E vado subito a leggere le prime pagine. L'Avvenire, la riflessione che abbiamo scelto per partire è quella di Francesco Riccardi, che nel suo editoriale dice: "Lavoro degno genera pace. 1º maggio nel nome di Habib". Chi è Habib? Ve lo leggo subito. "Il lavoro ha mille facce, in positivo e in negativo", scrive Riccardi, "ma il volto che dovremmo tenere a mente in questo 1º maggio è quello di Habib Ulhaq, operaio tessile fiorentino di Campi Bisenzio. È stato licenziato la scorsa settimana per aver osato chiedere di riposare il giorno di Pasquetta. Come ha denunciato il Sicobas, infatti, lui e i suoi compagni erano costretti a lavorare per circa 12 ore al giorno tutti i giorni, domeniche e festivi compresi. Tanto che l'azienda, proprietari di origine cinese, una di quelle che cambiano ragione sociale ogni paio d'anni per escludere i controlli", sottolineiamo questo passaggio, "di fronte all'inusitata richiesta l'ha messo alla porta assieme a 4 colleghi. La vicenda, appunto, è quella che ricordate, di cui abbiamo già narrato nei giorni scorsi, 5 ragazzi pakistani, operai licenziati improvvisamente da una proprietà cinese, purtroppo lo schema si ripete molto spesso, almeno a livello di denuncia, questo vediamo, però dobbiamo sottolineare quali sono le caratteristiche appunto di queste imprese, perché ce ne sono di diverso tipo, ce ne sono moltissime nel nostro territorio che agiscono secondo le regole e purtroppo altrettante che invece, regalano una nomea alla Toscana e al nord della Toscana che probabilmente a livello generale non si merita, ma questo non vuol dire che i problemi non vadano risolti e dopo ne parleremo con le nostre ospiti. Vado avanti, quello di Ulhaq non è un caso anomalo, dice appunto l'editoriale dell'Avvenire, è piuttosto la triste icona di un distretto in cui la cattiva moneta
delle imprese fantasma che sfruttano il lavoro nero sta scacciando quella buona delle aziende che rispettano le norme, ed è appunto il problema di cui vi stavo parlando, alcune delle quali ormai si sono trasformate in complici, subappaltando parti di lavorazione a chi, solo violando le regole, è in grado di assicurare tempi di consegna ai costi ridottissimi, quasi sempre facendola franca, almeno finché non ci scappano i morti, come accadde a Prato, e qui la citazione del quotidiano che è nazionale ma scende sul nostro territorio direttamente, citando il fatto del 1° dicembre 2013, e poi purtroppo si va avanti con la citazione di quello che è accaduto esattamente un anno fa domani, ovvero la morte di Luana D'Orazio. Andiamo avanti con le riflessioni, il Corriere della Sera, sempre di ieri, abbiamo l'articolo di Dario Di Vico che invece approfondisce il tema da un altro punto di vista, da quello politico, e anche questo è molto interessante, ha a che fare con la democrazia e il consenso. I tormenti del mondo aperto. La riflessione di Di Vico è una riflessione che parla di noi, non solo del lavoro, ma del nostro rapporto rispetto alla politica. Forse è arrivato il momento, almeno a livello di dibattito pubblico, scrive Di Vico, di fare un passo in avanti. Continuare a sostenere, come molti di noi fanno, che Trump ha perso, ma i suoi elettori hanno vinto, e ancora che Macron ha vinto, ma chi ha votato Le Pen aveva ragione. Ha poco costrutto e in qualche caso nasconde una discreta dose di ipocrisia, cioè questo ragionamento per cui appunto il popolo non ha mai ragione. Detto questo, però, le società aperte, sono chiamate a rispondere agli interrogativi sottesi a quei giudizi. Se i nostri sistemi di democrazia e trasparenza continuano ad aver paura dei loro elettori, se i partiti responsabili temono il giudizio irreversibile dei cittadini meno protetti, se ogni tornata elettorale nei paesi dell'Ovest finisce per essere un'alternativa fra continuità e baratro, c'è qualcosa da mettere a punto. Anche questo è una riflessione sulla democrazia che vi invito a leggere, ad approfondire, come facciamo tutti i giorni, cercando appunto di andare a comprare i giornali, perché sono riflessioni che sono alla base, cioè insomma alla base della conoscenza per comprendere, ed è quello che noi qui cerchiamo di fare. Andiamo avanti, stavolta sul Sole 24 Ore, anche qui c'è una notizia addirittura che supera la riflessione, perché da qui può generare una riflessione nostra, e dopo magari approfondiamo anche questo molto volentieri con le nostre ospiti. Lavoro, appunto scriveva ieri il Sole 24 Ore nella giornata della festa dei lavoratori, domanda da 1,5 milioni di posti, ma per il 40% mancano le competenze. Questo è un aspetto molto importante, un aspetto che riguarda da vicino anche la Toscana. Perché mancano le competenze? Perché manca la formazione? Dov'è che la cinghia di trasmissione si rompe? E questo è un tema molto importante che entra anche nell'altro dibattito, quello sul fatto che i giovani non trovano lavoro, oppure lo cercano in maniera sbagliata, oppure le condizioni che sono offerte loro sono non all'altezza. Ovviamente tutte queste cose sono vere insieme, ma vanno scandagliate per cercare di risolvere il problema. Ma leggo l'articolo di Orioli, almeno l'incipit, per incentivarvi come al solito ad approfondire. Il mercato del lavoro da qui al 2026, scrive Orioli, cerca tra 1,3 e 1,7 milioni di nuovi posti, dicono le proiezioni di Unioncamere e Ampal. Ma il punto è che Industria 4.0, le rivoluzioni green e digitale spinte dal PNRR e l'internazionalizzazione che stanno investendo con forza ormai da qualche anno richiedono nuove competenze e personale. Quindi nuove competenze e personale vuol dire che c'è un mercato del lavoro che ha una domanda specifica che non riesce ad esaurire per via appunto una risposta dell'offerta che non è adeguata, e anche qui dobbiamo lavorare. E qui arriva il tasto dolente, appunto scrive Orioli, nei primi 4 mesi del 2022 le difficoltà di assunzioni hanno sempre superato quota 40%, ed è così, solitamente siamo abituati a parlare di queste cose a livello locale, ma anche a livello nazionale evidentemente il trend è lo stesso, ed essendo questa una delle zone più industrializzate della Toscana, il nord della Toscana, sappiamo bene che insomma, come dire, qua si realizzano anche molti dei trend che poi analizziamo a livello nazionale. Andiamo ancora su La Nazione, Agnese Pini, la prima pagina, sicuramente una riflessione sul terzo aspetto che sottolineavo, quello della sicurezza sul lavoro, che è quello più cogente e terribile, ovviamente lo diciamo all'alba dell'anniversario di una tragedia che ci riguarda da vicino, quella di Luana D'Orazio. Scrive Agnese Pini, la direttrice William De Rose aveva 30 anni, di professione faceva le consegne per Deliveroo. Il 25 marzo stava in sella al suo motorino come ogni sera per portare a domicilio un'ordinazione. È morto all'ora di cena nella sua Livorno, schiantandosi in un incrocio contro una Maserati. Stava lavorando.
Oggi chi fa il rider a tempo pieno guadagna in media 840 euro al mese. Ovviamente Agnese Pini passa in rassegna una serie di persone e lavoratori che sono recentemente morti durante il loro lavoro e fa presente le correlazioni anche con il fatto che spesso ci siano quei problemi di cui parlavo, cioè sono mal pagati, sono intermittenti, sono anche poco competenti a volte, quindi insomma sono tutte cose che vanno a concorrere. Ovviamente questo non ha niente a che fare col fatto che muoiano, voglio precisarlo, però insomma Agnese Pini sottolinea la correlazione fra la difficoltà sociale e quella poi invece oggettiva che si realizza con la poca sicurezza sul lavoro. Voglio farvi vedere anche la prima pagina del Corriere Fiorentino di ieri, scendendo più precisamente sulla Toscana. Giovani e lavoro, l'onda della crisi. Dal 2019 la Toscana ha perso quasi 18.000 occupati under 35. Nell'articolo di Bonciani appunto si parla della maggiore precarietà dei contratti e del fatto che i neoassunti a tempo indeterminato siano passati dal 21% del 2015 all'8% del 2021. Fuga dal settore ristorazione e turismo, un problema che abbiamo affrontato anche varie volte. È un problema però importante, specie per il nostro territorio, che di turismo insomma, vive, specialmente l'area fiorentina, in una maniera insomma, più estesa. E di tutto questo parleremo ovviamente tra pochissimo anche con l'assessore e con la presidente dei Giovani Industriali. Andiamo ancora avanti per velocemente vedere quello che è invece un altro trend, che è un trend giornalistico, ai noi, nel senso che dovremo affrontare come riflessione e quindi anche come approfondimento il tema della morte di Luana D'Orazio, che esattamente un anno fa, qui vediamo due bellissime pagine di Repubblica Firenze, ieri uscite con questo speciale quasi, insomma con questo primo piano, più che uno speciale, qua c'è un articolo di Serrano, Luca Serrano, che intervista o comunque ha un colloquio con un'operaia che era vicino a Luana, lo ricordiamo, Luana D'Orazio, 22 anni, morta l'anno scorso in un orditoio a Montemurlo in un incidente sul lavoro, e vado a leggervi appunto qualche riga che Serrano ha tratteggiato rispetto a questa testimonianza. C'è una scena, sono aperte le virgolette per chi ci ascolta nel podcast, quindi c'è un discorso diretto, c'è una scena che ricorderò sempre. Era il giorno del funerale, io accanto alla mamma e i familiari di Luana, gli altri colleghi tutti intorno alla titolare della ditta. Lì ho capito che eravamo diversi e che ci separava un mondo, mi sono sentita profondamente sola. Quindi questa è la testimonianza di Anda Morena, che lavorava appunto nell'azienda di Montemurlo e poi si è licenziata poco dopo. Ancora sotto, sempre Repubblica, con Andrea Vivaldi, indaga gli incidenti sul lavoro, in tre mesi più vittime del prepandemia, e questo purtroppo, non essendo cambiate molte cose, ce lo potevamo aspettare, quindi il fatto che si lavori di più genera automaticamente, statisticamente, purtroppo, più vittime e più incidenti. E qua abbiamo anche la mamma di Luana, a pagina 3, sempre su Repubblica, stavolta è Andrea Bulleri che insomma, ci rende conto delle parole della madre di Luana, Emma Marrazzo, che dice: nelle fabbriche si combatte un'altra guerra, ovviamente il parallelo con la guerra che sta andando purtroppo in Cina, in Ucraina, e viene anche semanticamente facile, e la mamma di Luana D'Orazio lo utilizza per sottolineare tutto questo dramma. Ebbene, ci sono tanti argomenti da approfondire, lo facciamo subito dopo la pubblicità con le nostre ospiti. C'è chi pensa ad un contributo per il nostro futuro. Chi ha creduto in me e nelle mie potenzialità. Chi non si è dimenticato di me. Chi fa crescere l'economia sostenendo le imprese. Con personale qualificato, sempre a disposizione. Banca Alta Toscana. Sosteniamo la comunità per un futuro sempre migliore. Sensi. Firmiamo la qualità dal 1890.
Studi Medici Aesthetic Medical Care, nuova sede in via Udine 56. Nuovi servizi, gastroscopia da 115 euro, colonscopia da 145 euro, TAC da 110 euro, mammografia da 80 euro, risonanza magnetica alto campo 1,5 Tesla da 130 euro, macchinari all'avanguardia, massimo comfort per il paziente, nessuna lista d'attesa, convenzionati con le principali assicurazioni sanitarie. Aesthetic Medical Care, ogni giorno al tuo fianco. È il momento che annunciavamo, quello di approfondire, di indagare i cliché oltre la retorica, e sono molto fortunato perché posso farlo con due persone che sono estremamente competenti e secondo me estremamente calzanti sul tema. La prima è Margherita Cerretelli, che è buongiorno, è la, come dicevo, presidente dei giovani industriali di Confindustria Toscana Nord. La seconda è l'assessore alla formazione e al lavoro, Alessandra Nardini, l'assessore regionale. Buongiorno. Buongiorno. È in collegamento con noi. Vi ringrazio da subito, sono onorato di avere due ospiti così per parlare di un tema così delicato e bello come quello del lavoro, è così importante in generale, ma figurarsi in un territorio come questo. Partiamo dall'ospite in studio, dottoressa Cerretelli. Io le voglio chiedere subito, innanzitutto, come ha festeggiato questo 1° maggio, questa festa dei lavoratori. Anche gli imprenditori sono lavoratori. Assolutamente. Questo marchiamolo subito, no? Perché certo. Poi sembra che... E poi le volevo chiedere da subito, insomma, la sua esperienza in questo anno. È un anno che... È quasi un anno, che è entrata in carica. Se lei è donna, è giovane, rappresenta i giovani, appunto, molti dei problemi sono legati a questo, ma anche delle opportunità, però insomma mi dica un po' qual è il punto della situazione. Allora, innanzitutto grazie ancora per l'invito. Sì, è quasi un anno che sono in carica, e ieri appunto è stata la festa dei lavoratori che ho passato piacevolmente in famiglia. Dunque, per fare un bilancio di questo periodo relativo alla mia presidenza del gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Toscana Nord, devo dire che è stato sicuramente un periodo positivo, ricco di iniziative e in cui ho imparato tanto. Ecco, in quanto donna, in quanto giovane, diciamo, penso di rappresentare la categoria forse lavorativamente, no? più colpita. E appunto si parla tanto di occupazione giovanile in Italia, e sappiamo che sui giovani incombono tanti problemi, no? Come il problema del disallineamento tra la domanda e l'offerta di lavoro. Certo, l'abbiamo appena visto. Esatto. Mostro l'articolo che giustamente... a cui ci richiamiamo, prego vada pure avanti, del Sole 24 Ore. Certo, esiste anche un problema, no? Di fuga dei cervelli all'estero, di orientamento, però ecco, si parla appunto tanto di occupazione giovanile, meno di giovani alla guida delle imprese, però questo è un tema su cui vorrei gettare una luce, perché mi sento direttamente chiamata in causa. Anche i giovani alla guida delle imprese stanno attraversando un momento difficile. Secondo le statistiche di Unioncamere, infatti, le imprese giovanili nel periodo 2011-2020 sono diminuite del 22,4% per un valore assoluto di 156.000 unità. E anche su questi giovani si tendono a scaricare i problemi del nostro paese, come la perdita di dinamismo economico, le barriere all'entrata, come l'eccessiva burocrazia, e anche le barriere al ricambio generazionale, no? Con successioni imprenditoriali spesso ritardate all'interno di aziende familiari molto complesse. Quindi ecco, mi piacerebbe in questa giornata post 1° maggio portare anche chi ci ascolta a riflettere anche su questo tema e stimolare tutti. Certo. Anche ad una riflessione su questo. È molto interessante, io lo, insomma, disconoscevo, non sapevo che anche a livello di imprenditoria ci fosse una dinamica simile a quella del lavoro, insomma, soprattutto in una città come la nostra, Prato, dove i tassi di imprenditorialità sono storicamente elevati. Certo, e addirittura, visto che abbiamo parlato di Sole 24 Ore, il tasso di imprenditorialità giovanile
a Prato è il più elevato d'Italia solitamente, anche in ragione insomma, di alcuni fattori che conosciamo, comunque è una cosa da prendere in considerazione, e in più c'è anche il fatto che, parlando proprio di Prato, si tratta della città con la media di persone più giovani appunto d'Italia, almeno dalle statistiche che ricordo io recentemente. Assessore Nardini, voglio coinvolgere anche lei in questa riflessione, voglio chiederle innanzitutto, insomma, allo stesso modo, parlando con un'altra giovane donna di responsabilità, voglio chiederle dove ha passato il 1° maggio e voglio chiederle quali sono state le riflessioni dal suo punto di vista che sono state innescate appunto in questa giornata bella, perché è di festeggiamento, ma anche difficile, immagino, con tutti i problemi che esistono. Sì, intanto grazie davvero per questo invito, mi fa davvero molto piacere essere qua e poter approfondire un tema così importante giorno successivo al 1° maggio. Io ho passato la giornata di ieri dividendomi la mattina nel corteo, finalmente siamo tornati in corteo nel Valdarno Inferiore insieme a CGL, CISL e UIL, insieme all'amministratrice e agli amministratori del comprensorio del Cuoio. Poi mi sono recata, come lo scorso anno, sulla tomba di Enrico Del Guasta, che è stato una delle vittime del terribile incidente a Marcinel, proprio perché Enrico, che era un antifascista cascinese che aveva dovuto abbandonare il nostro paese per cercare lavoro altrove, rappresenta un po' tutti quei messaggi che in una giornata come quella di ieri credo si debbano provare a lanciare. E poi nel pomeriggio mi sono spostata a Capannori, in provincia di Lucca, insieme al sindaco Menesini, per il grande concerto in piazza che finalmente è tornato. C'erano davvero tantissime persone, tante ragazze, tanti ragazzi, è stato bello tornare a riempire le nostre piazze, ma anche ad ascoltare le parole del sindacato, anche a lanciare messaggi importanti, primo tra tutti quello sulla sicurezza del lavoro, perché è un tema purtroppo ancora attuale, siamo ad un anno dalla morte di Luana D'Orazio e questa continua ad essere un'emergenza su cui tutti, a partire dalle istituzioni, dobbiamo impegnarci ancora una volta rafforzando un impegno, penso appunto anche al progetto Lavoro Sicuro che a Prato ormai da anni, dopo quel terribile rogo in cui persero la vita degli operai, abbiamo messo in campo. È un impegno che continuiamo a portare avanti insieme alle ASL, insieme alla Procura, quindi un impegno sicuramente importante che però vogliamo continuare a rafforzare. Quindi diciamo, Assessore, un primo... Sole 24 ore, se posso, sì. In Toscana come nel paese esiste un tema di mismatch, il disallineamento domanda e offerta di lavoro che colpisce i giovani, non solo i giovani. Da questo punto di vista l'obiettivo è quello di far incrociare meglio le competenze che escono dal mondo della scuola, dal mondo della formazione, dal mondo dell'università con le esigenze, col fabbisogno formativo che le nostre imprese, il nostro tessuto economico produttivo ci rappresenta. E rispetto a questo abbiamo vari strumenti. Sappiamo bene come la Toscana sia una regione bella, estesa e anche molto eterogenea. Proprio per questo stiamo dando vita a dei patti per la formazione locali a livello provinciale, di solito, in cui abbiamo istituito tavoli di confronto con le parti sociali, con le amministrazioni locali, proprio per riuscire a mappare il fabbisogno formativo specifico di quel territorio, in modo poi da riuscire a garantire un'offerta formativa a livello regionale che sia davvero aderente alle esigenze di ogni territorio toscano, che per vocazioni, per punti di forza, ma anche per criticità, è anche diverso. E quindi cerchiamo di rispondere puntualmente alle esigenze del territorio. È una modalità di operare anche un po' diversa. Un patto per la formazione era già stato siglato negli anni scorsi nel territorio di Livorno, attualmente abbiamo siglato 3 protocolli in questo senso, Livorno appunto che abbiamo rinnovato, Firenze e Prato, ma certo. Stiamo lavorando anche nei... La fermo un attimo, Assessore, scusi, la fermo solo un attimo, no, ma è molto chiaro, perché voglio, diciamo così, entrare nel dinamismo, è molto molto chiaro. Mi ha raccontato il suo 1° maggio, come si direbbe in una battuta giornalistica, sia di lotta che di governo, perché insomma mi sta raccontando anche delle politiche attive che mettete in campo, è molto interessante. Proprio su questo però, è per questo che l'ho fermato un attimo, volevo sentire, metterla in relazione un attimo con Ceretelli, perché, e questo è il punto, avendo qua anche un'imprenditrice, volevo capire in questa dinamica di difficoltà che rappresentava anche l'assessore adesso, di cui abbiamo parlato prima,
in cui il pubblico prova a fare il suo mestiere dicendo noi proviamo a fare dei patti territoriali per la formazione e ovviamente prova a fare il suo mestiere mettendo in campo le sue forze per raggiungere una maggiore sicurezza sul lavoro, però invece visto dal punto di vista di un imprenditore, mi chiedevo, ecco, questo mismatch, questa difficoltà, diciamo, anche la cosa che mi un po' incuriosisce è questa, vengono spesso messi contro i lavoratori con gli imprenditori e viceversa, insomma anche noi giornalisti a volte vogliamo rappresentare questa lotta di classe. Dal suo punto di vista come si risolve questo problema? Allora, questo conflitto non c'è. E la nostra associazione con le nostre imprese fa tanto per cercare di colmare questo gap e attraverso attività di orientamento rivolte alla scuola, collaborando con la regione, con le università, e quindi ecco, da parte nostra assolutamente non c'è questo tipo di conflitto. Sicuramente penso che sia importante proseguire sulla strada della formazione anche un po' più tecnica, no? Puntare anche tanto sugli ITS, si stima che l'83% dei neodiplomati ITS trovi lavoro nell'arco di un anno. Quindi sicuramente promuovere politiche non di mero sussidio, ma politiche attive, quindi investire ancora nell'orientamento e nell'alternanza scuola-lavoro, sicuramente. Questo è un punto d'ordine. Assessore, le volevo chiedere, se avesse la bacchetta magica e non dipendesse solo da lei, ma non intendo dire da lei come membro di governo, ma da lei come facente parte di un sistema, quale sarebbe, diciamo così, la prima cosa su cui agirebbe con maggiore forza? Perché è chiaro che lei mi sta dicendo quello che si può fare con gli strumenti a disposizione dal punto di vista del pubblico, però ecco, siccome lei è dentro questi problemi e li vive tutti i giorni, se avesse questa famosa bacchetta magica, insomma, come si potrebbe diciamo, migliorare almeno uno dei tantissimi problemi che ha il mondo del lavoro sul nostro territorio? Sicuramente ci sono più cose su cui dobbiamo agire, venivano citati prima gli ITS, penso che quello di aumentare il numero di percorsi, il numero di ragazze e di ragazzi che li seguono sia da questo punto di vista importante perché sono uno strumento straordinario, dall'altro anche cercando di aiutare le imprenditrici e gli imprenditori ad assumere e a poterlo fare in maniera stabile, penso alla necessità di spostare il carico fiscale dal lavoro alla rendita, perché dobbiamo anche riuscire appunto promuovere un'occupazione che sia stabile, di qualità, che sia sicura, e poi anche riuscire a far conoscere meglio quelli che sono i servizi e le opportunità che offriamo. La nostra rete dei servizi pubblici per l'impiego, con i nostri centri per l'impiego diffusi sul territorio, operano da anni, questo è il modello toscano, in sinergia, in una logica di cooperazione, di non competizione in senso negativo con i privati accreditati, e quindi far conoscere anche tutte le opportunità che mettiamo in campo diventa assolutamente fondamentale. Poi la dottoressa toccava un punto centrale, il tema dell'orientamento. Noi dobbiamo superare quegli stereotipi che ancora oggi esistono e che provano a raccontare in maniera assolutamente errata che esistano scuole di serie A e scuole di serie B, percorsi formativi di serie A o di serie B. Questo non deve esistere, perché ancora oggi crediamo a quel falso mito secondo cui le ragazze e i ragazzi che hanno valutazioni più alte debbano andare al liceo e magari gli tecnici, i professionali continuano ad essere visti come scuole di serie B, e questo non è assolutamente vero, anzi sono realtà che dobbiamo valorizzare, così come dobbiamo valorizzare tutta la filiera della formazione, penso ai percorsi di istruzione e formazione professionale, agli FTS, agli ITS, che sono gli istituti tecnici superiori, che ancora oggi nel nostro paese non vengono sfruttati appieno per le loro potenziali che hanno, perché consentono di formare tecnici altamente qualificati dal punto di vista tecnico e tecnologico, che sono richiestissimi dal mondo del lavoro. Certo, abbiamo appena visto che questo è uno dei problemi principali, insomma, molto puntuale. Senta, Assessore, le faccio un'altra domanda perché insomma, entriamo un po' nel vivo perché purtroppo il tempo stringe. Volevo chiederle, qui a Prato c'è un problema in questo distretto, chiamiamolo così, recentemente a Campi Bisenzio, anche grazie al suo intervento, lo dico a livello di cronaca, è stato immediatamente cercato una soluzione per porre un limite, un freno a una delle tante
situazioni di devianza appunto che c'era sul lavoro, sul mondo del lavoro, e ne abbiamo parlato con l'articolo, l'editoriale di Avvenire precedentemente. Lei in collegamento con il Ministero del Lavoro avete immediatamente attivato i carabinieri e appunto l'Ispettorato Nazionale. Io le chiedo anche, esiste questo problema? Ne ho parlato anche con Princeps della sua giunta, con Eugenio Giani, no? Esiste questo problema di un'imprenditoria cinese che solitamente eravamo abituati ad affrontare per quella questione del lavoro sicuro dal punto di vista appunto delle condizioni? Lei parlava prima del progetto regionale appunto dopo il 2013, però esiste adesso un altro problema. Come si affronta questo problema? La manodopera etnicizzata, il confronto, lo sfruttamento, come lo risolviamo? Sì, noi proprio pochi giorni fa ci siamo di nuovo incontrati ad un anno appunto dalla tragica morte di Manuela Razzo, insieme al Ministro del Lavoro Andrea Orlando, proprio in prefettura a Prato, con un tavolo interistituzionale, proprio per affrontare il tema della sicurezza, ma anche il tema dello sfruttamento e dell'illegalità, che dobbiamo assolutamente non trascurare. Quella vicenda a cui si faceva riferimento ha visto attivarsi immediatamente il sindaco di Campi Bisenzio, Emiliano Fossi, che voglio ringraziare per aver ascoltato questi lavoratori, e insieme poi abbiamo contattato il Ministero del Lavoro, che prontamente, devo dire, ha subito inviato l'ispettorato. Questa dimostrazione anche, ad esempio, del lavoro importante che a livello nazionale si sta facendo anche sul rafforzare i controlli. Il Ministro Orlando ha annunciato proprio l'arrivo di nuovi ispettori, quindi aumentare la dotazione organica dell'ispettorato anche sui territori diventa da questo punto di vista fondamentale. Noi abbiamo risposto a una manifestazione di interesse del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali proprio per mettere in campo una progettualità contro lo sfruttamento lavorativo. Lo stiamo facendo insieme agli altri assessorati regionali coinvolti, insieme a Aranci Toscana. Lo stiamo facendo perché il sfruttamento lavorativo non esiste solo con il fenomeno del caporalato in agricoltura, che ben conosciamo, su cui ci siamo già attivati in sinergia con l'assessorato guidato da Stefania Saccardi in questa legislatura, ma esiste anche, come purtroppo vediamo, come le cronache raccontano, anche negli altri settori. Quindi diventa fondamentale che tutte le istituzioni coinvolte in sinergia si adoperino su questo. Come dicevo, il progetto a cui stiamo lavorando e che, per il quale dialogheremo ovviamente, come sempre facciamo, anche confrontandoci con le parti sociali, sarà una delle leve con cui agiremo, perché dobbiamo garantire che tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori, anche quelli che arrivano dagli altri paesi ovviamente, possano avere un lavoro che sia legale. Quindi, se ho capito bene, se ho capito bene, c'è proprio un progetto nuovo a cui state lavorando, questo può interessare. C'è un progetto nuovo a cui stiamo lavorando, perché nelle settimane scorse è uscita questa manifestazione di interesse del Ministero rivolta alle regioni. Noi siamo tra le regioni che abbiamo aderito, e quindi stiamo lavorando ad una progettualità che dovremo presentare ovviamente al Ministero, che poi eroverà le risorse finalizzate alla sua realizzazione, che vogliamo mettere in campo proprio per rafforzare il nostro impegno. Perché, come dicevo prima, il tema dello sfruttamento non riguarda solo il settore dell'agricoltura, su cui ci siamo già attivati, ma riguarda purtroppo anche altri settori. Grazie mille. Molto chiaro, grazie mille. Dottoressa Ceretelli, dal punto di vista di un'imprenditrice, diciamola tutta, pratese, perché lei mi immagino sia pratese di nascita. Sì, pratese, sì, ecco, anche insomma ha un'impresa familiare. Ecco, vedere questo accostamento della, come vediamo appunto sui giornali, ormai insomma ci avrà fatto il callo anche lei, però continua ad esserci un problema di anche immagine, no? Al di là delle ottime intenzioni giustamente governative, regionali, che adesso addirittura abbiamo sentito ci sarà un nuovo progetto e speriamo che possa concorrere a migliorare questa situazione, ma c'è un problema proprio di immagine, no? Immagino, come si sente un'imprenditrice che rispetta le regole, come immagino lei faccia, certo, rispetto appunto a questo racconto che viene fatto? Per esempio lei insomma gira molto, insomma, fa molti incontri, come viene...
Ma allora, sicuramente il tema della sicurezza e della salute sul posto di lavoro è fondamentale e Confindustria lo sposa appieno. Io penso che si debba cominciare a raccontare la Prato bella, quindi l'importanza dello storytelling, portare alla luce gli esempi virtuosi. Proprio l'altro giorno ho assistito alla proyezione del documentario Intrecci Etici al Centro Pecci, che racconta la Prato dell'economia circolare. Quindi ecco, portare alla ribalta questi esempi e essere consapevoli del fatto che non c'è solo l'illegalità, ovviamente, certo, ma ci sono tante aziende virtuose. Paura che sovrasti. Esatto, sì. Ecco, penso che sia importante veramente raccontare la Prato e le sue imprese che fanno un ottimo lavoro, soprattutto che sono sopravvissute con resilienza dopo un periodo come quello della pandemia e che sopravvivono oggi nel corso della guerra, purtroppo, che certo ci tocca indirettamente, ma che ci tocca. Certo, c'è grande lavoro anche per i vostri comunicatori, dunque. E io volevo ringraziare le mie due ospiti, ringrazio l'assessora Nardini, sono stato veramente felice di averla ospitata qui, è la prima assessora regionale che viene a Prima di Tutto, grazie davvero. Grazie a voi, a presto. A presto, la richiameremo presto e ci confronteremo presto sui temi del lavoro e sicuramente richiameremo presto anche la dottoressa. Volentieri, molto volentieri, grazie a voi dell'invito, grazie mille. E ci vediamo domani con Prima di Tutto. Questo programma è stato offerto da Confcommercio Pistoia e Prato. Scopri i vantaggi di essere socio. Nigro Costruzioni. Creiamo spazi. Costruiamo il futuro. www.nigrocostruzioni.it